Ok, sono le 8:55, sto aspettando il mio passaggio per andare nella strada, in una strada statale che c'è a Polcenigo, per cercare di far attraversare la strada ai ospiti che in questo periodo vanno al fiume a deporre le uova. Però c'è di mezzo una strada, nel loro percorso mentale che hanno imparato da centinaia e centinaia di anni, e quindi con le macchine che se ne fottono, per dirla in parole povere, vengono ammazzati. Noi cercheremo di salvare almeno un decimo, un centinaio di ospiti che purtroppo verranno ammazzati, e speriamo che ci sia un brutto tempo, perché gli ospiti non escono più è umido e più sono tendenti a uscire e quindi ad attraversare la strada, e soprattutto che la temperatura non si abbassi sotto i 3 gradi, perché lì c'è troppo freddo e quindi non riusciremo a fare un cazzo. Questo è il mio materiale, questo è il mio passaggio e si va. Attenzione! Si vede un cazzo. Ecco, nel mio passaggio, illumino un attimo. Non si illumina. Nel mio passaggio, se moriamo investiti, ricordateci come siamo stati. Bevete tanto. Ciao. Io spero che non piova, solo questo. Come no? Appena detto che se piove è meglio. Sì, è vero che se piove è meglio, però se non piove va bene lo stesso, è umido. Ah, comunque. Umido. Serve umidità, refuso. Sì. Quindi l'importante è l'umidità. Sì. Non la pioggia. No. Noi siamo attrezzati, abbiamo il poncho, abbiamo gli impermeabili, abbiamo gli stivali. Siamo assolutamente fighe. Sì. Stavo pensando di portare una bottiglia di vino, ma poi ho pensato che avrebbe investito noi e non i ospi. Che però sarebbe stato già un grande traguardo, non i ospi e noi. Noi non dobbiamo fare le uova. Noi non dobbiamo fare le uova, i ospi sì. Va bene, ci vediamo a Polcenigo. A Polcenigo, guarda. Ok, ho detto giusto, ho detto giusto. Alla Santissima, non la Madonna. Ok, qua ci siamo, stiamo andando. Chiudiamo la macchina, abbiamo i secchi. Inizia the adventure.